Amici della mappa del piacere, abbiamo due motivi per aver scelto I Miserabili. Ed è un evento che si svolgerà presso il teatro del Parco Mitoio a Lamezia Terme. Il primo motivo è perché questa struttura alle mie spalle è stupenda. Difatti, adesso vedremo, le prove si possono effettuare anche dalle 17 del pomeriggio, perché qui poi non c'è più il sole. È una struttura veramente meravigliosa. E poi sarà tra l'altro di nuovo inaugurata, è stata ristrutturata, e quindi proprio l'8 con I Miserabili, l'8 e il 9, noi riprenderemo la serata dell'8, ci sarà la nuova, definiamola così, tra virgolette, inaugurazione. E poi, perché c'è questo evento di cui vi dirà in modo egregio, vi spiegherà tutto Roberto Panzarella per quanto riguarda l'associazione Gala. Questo è un evento consigliato dalla Mappa dei Piaceri. Sì, perché le aspettative ci sono tutte. La location, un musical conosciutissimo e bello da vedere e sentire, cioè, come vi ho detto, I Miserabili. Queste sono riprese effettuate durante delle prove. E poi perché c'è una valida collaborazione tra l'associazione di musica diretta dal maestro di Novescio Musichè e la compagnia Comparison of Dance di Ilaria Rametta e l'associazione Gala Teatro. Allora, l'associazione Gala nasce dalle ceneri di un gruppo di studenti molto talentuosi dell'Istituto Einaudi, che per scherzo un giorno hanno iniziato a fare musical. Si sono cimentati facendo una sorta di cover di Notre Dame de Paris e hanno visto che il risultato funzionava, perché riscuotevano molto successo, hanno deciso di fare questa cosa un po' più seriamente. Quindi si sono messi a studiare canto, recitazione, e via via abbiamo realizzato vari musical, perché essenzialmente facciamo quello. E il top è stato raggiunto qui al Parco Mitoio con Il Viaggio di Dante, una cornice favolosa, che era proprio questo anfiteatro favoloso del Parco Mitoio. Poi abbiamo continuato con altre opere fino ad arrivare a un prodotto completamente nostro, che era Renzo e Lucia, scritto testi e musiche da Barbara Panzarella e messo in scena da Gala, per poi arrivare a questi Miserabili, che praticamente sanciscono il facciamo conto che siamo partiti nel 2008, il 16° anno di Gala. In questo momento siamo work in progress, stiamo costruendo la scenografia, stiamo costruendo anche alcune scene, quindi anche la sceneggiatura, e siamo comunque agli sgoccioli, e siamo quasi pronti. Diciamo ormai il più è fatto, il grosso è fatto, e stiamo avendo l'idea che verrà fuori un grosso lavoro. Bene, siamo quasi pronti, i preparativi vanno alla grande, siamo tutti contenti e non vediamo l'ora. Il mio ruolo è quello di Cosette, una dei protagonisti, è un personaggio, avrà una storia un pochino particolare, però ovviamente non diciamo nulla, perché dovete venire a vedere lo spettacolo per scoprire cosa farà Cosette durante il musical. Certo, canterò, reciterò, quindi farò un po' di tutto. Ai loro clienti truccano i conti. Quasi mai incontrerete. E allora vi aspettiamo 8 e 9 agosto qui, teatro del Parco Mitoio a Lamezia Terme. Le telecamere della Mappa dei Piaceri saranno presenti il giorno 8, quindi nella prima dei Miserabili. Vi aspettiamo.